medicina preventiva del corso di laurea in scienze biologiche, docente del Dipartimento di Scienze della Vita. Vi saluto come delegata del Dipartimento per l'orientamento e vi ricordo solo due parole proprio per ricordarvi che per qualsiasi curiosità, informazioni sui corsi di laurea gestiti dal Dipartimento di Scienze della Vita potete contattarmi personalmente e anche attraverso l'ufficio orientamento e tutorato che è sempre pronto ad accogliere ogni richiesta, sia per l'orientamento informativo, quindi presentazione dei corsi di laurea, sia per l'orientamento formativo, come in questo caso, cioè con lo svolgimento di lezioni, seminari, ma anche stage, purtroppo in questo periodo pandemico di Covid non possiamo svolgere presso il nostro dipartimento gli stage che di consueto invece abbiamo sempre svolto da anni, ma speriamo che la situazione possa permetterci, almeno con piccoli gruppi, di poter riattivarci in questo senso nel secondo periodo dell'anno. Do il benvenuto naturalmente al relatore, il professor Battaglia, ma a tutte le scuole, tutti gli studenti delle scuole che sono presenti. Studenti, siete veramente tanti e mi fa davvero piacere questo successo per la trattazione di questo tema così attuale e che desta così curiosità. E saluto quindi il liceo classico e scientifico Kelly di Grosseto, il San Rocchi di Siena, che ha una massiccia partecipazione di studenti, il liceo scientifico Livi di Prato, con più di 100 studenti che sono in collegamento, l'istituto Avogadro di Abbadia San Salvatore, e anche questo con molti studenti, una sessantina di studenti, Polo Amiata Ovest, il liceo Volta di Colle, anche qui un bel gruppo di studenti, il liceo della città di Piero di Sansepolcro, con più di 100 studenti anche in questo caso, l'istituto tecnico agrario con una sezione anche biosanitaria Anzilotti di Pescia, di Storia, il liceo Marconi di San Miniato di Pisa, il San Giovanni Bosco di Colle Valdelsa, il liceo classico Piccolomini con più di 80 studenti iscritti, il Monna Agnese di Siena. Quindi abbiamo molte scuole dell'area vasta senese. E in più vedo che si sono aggiunte anche scuole della provincia di Pistoia, Prato e Pisa. Quindi abbiamo allargato, diciamo, la nostra utenza e quindi questo mi fa particolarmente piacere. Non rubo più tempo al professor Battaglia per questa interessantissima tematica che sta per essere trattata. Vi saluto e sono comunque qui con voi a partecipare al seminario per qualsiasi informazione. Ripeto, mi potete anche telefonare, contattare per mail e i nostri tutor del Dipartimento sono molto attivi anche sui social, quindi attraverso loro, attraverso l'ufficio orientamento, potete accedere alle informazioni dei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze della Vita, che sono il corso di laurea in Scienze Biologiche, il corso di laurea magistrale in Biologia, e poi abbiamo in cogestione il corso di laurea magistrale in Biologia Sanitaria e sempre in cogestione il corso di laurea triennale in Scienze Ambientali e Naturali. Quindi per tutte queste informazioni siamo qui, siamo presenti. Grazie e lascio la parola al professor Battaglia. Buongiorno a tutti, grazie Daniela.
Se non si sente o succede qualcosa, Maddalena Marchetti me lo segnalerà. Spero che vada tutto bene per adesso. E comincio dal titolo. Quando con Daniela Marchini abbiamo detto scegliamo un titolo, ho scelto un titolo forse un po' diverso dal solito, cercando di spiegarvi. In poche parole, almeno nelle linee essenziali, co qual è il percorso dell'epidemiologia e come l'epidemiologia ci permette di decidere e di vincere sulle malattie. Abbiamo. La prima cosa che voglio fare è soffermarmi sulla definizione di epidemiologia. E uso la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per chi non lo sa, tutto il mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale si è organizzato per affrontare tutti i problemi di salute insieme nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la cosiddetta World Health Organization, che è anche un sito se qualcuno di voi vuole andare a curiosare, e dice che l'epidemiologia è lo studio della distribuzione e dei determinanti, quindi della causa o dei fattori di rischio, di tutti gli stati di salute o di tutti gli eventi che accadono in specifiche popolazioni e l'applicazione di questo studio al controllo dei problemi di salute. Avete sentito che io insegno igiene e medicina preventiva, normalmente si usa anche il termine igiene e sanità pubblica, perché l'epidemiologia è una branca dell'igiene che cerca di capire il perché delle cose per poter poi intervenire e fare, per esempio, prevenzione o cercare di creare le condizioni per combattere una malattia. Ho deciso di non parlarvi di Covid-19 o SARS-CoV-2, come lo si chiama, perché sarebbe stato troppo scontato e avete occasione, ormai, ahimè, da tanti mesi, di ascoltare tante persone, anche qualche divulgatore, recentemente il professor Burioni, su Rai 3, che sanno spiegare molto bene che cosa sta succedendo, però tante volte la curiosità è capire cosa c'è dietro, come funziona, come si fa ad intervenire per cambiare questa realtà. Ora, sulle pandemie, vi ricordate che oggi usiamo il termine pandemia, non l'abbiamo usato prima di marzo, anche se forse correttamente avremmo dovuto usare pandemia, si intende un qualcosa che è su grandi territori, non importa i numeri, e già allora parlavamo di Cina, parlavamo di altre realtà con qualche caso e parlavamo di Italia. Quindi in realtà abbiamo cominciato a usare il nome pandemia un po' più tardi, però di pandemie ce ne sono state tante, magari ricorderete i racconti del Manzoni, come ricorderete alcuni nomi di malattie. In genere quello che facciamo, e questa parola l'avete sentita mille volte, è di isolare le persone, perché tutte le grandi pandemie del passato si sono diffuse perché qualcuno le attaccava a qualcun altro, oppure le condizioni di vita non erano idonee. Voglio cominciare con qualche esempio per poi passare a spiegarvi come si fa a raccogliere questi dati, a gestirli, a tirar fuori le conclusioni. E voglio cominciare da una cosa che conoscete, perché questo nome SARS, che sta praticamente per la malattia che c'è nei polmoni, era già presente, cioè più o meno 8 anni fa c'è stata una storia, una lunga storia che in parte ripercorre quello che è successo adesso. Vi ricordo che nel 2002, il 16 novembre, c'è stato il primo caso in Cina. Ci sono stati altri casi poi in Cina a fine gennaio del 2003 e poi praticamente il febbraio, fine febbraio, quando si capisce, quindi ci è voluto un po', era un virus nuovo, non lo si conosceva e la prima cosa che si fa in epidemiologia è andare a cercare di capire qual è la causa. È stata cercata e alla fine è stato scoperto che in un albergo di Hong Kong una persona che era affetta, forse
fa quasi specie raccontarlo così, aveva tossito e aveva manifestato i sintomi nell'ascensore di un albergo e quindi aveva contagiato, so, contaminato la bottoniera dell'ascensore e praticamente i primi casi che si sono visti anche lontani da Hong Kong erano casi di persone che da quell'albergo sono andati in vari continenti, addirittura varie nazioni, vari continenti, e manifestavano gli stessi sintomi. E quindi ci è voluto praticamente 3 mesi per riuscire a capire cos'era e cosa comportava. E le immagini che vedete adesso, scusate, le immagini che vedete adesso sono di allora, però potrebbero essere quelle di adesso, perché c'è sempre quel problema dei polmoni e c'è sempre da misurare la temperatura. Sono immagini di allora, ma potrebbero essere quelle di oggi. Quindi ho detto che come storia all'attuale storia che stiamo vivendo. Però parlando di malattie infettive, volevo toccare alcuni temi per farvi capire che cosa succede. E nella slide vedete scritto inchiesta epidemiologica, perché vi dicevo, la prima cosa che si fa quando ci si trova di fronte a un problema è cercare di capire da dove viene. Da dove viene vuol dire che cos'è, come si caratterizza, ma anche chi lo sta portando. Ai tempi della storia, della letteratura, leggiamo degli untori, cioè uno cerca di capire chi è il primo caso. Abbiamo fatto la stessa cosa col Covid anche in Italia, abbiamo fatto la stessa cosa con la SARS che vi raccontavo prima. Cercare, ma chi è il primo? Chi è che l'ha portata e perché? E c'è un fatto storico che tutti raccontano quando parlano di epidemiologia, che è un'epidemia di colera a Londra, dove hanno cominciato ad ammalarsi delle persone man mano si continuavano ad ammalare finché un signore che si chiama Snow ha messo su una cartina tutti i casi di colera e ha scoperto praticamente che ri si rifornivano tutti la stessa fontana che era di una compagnia di distribuzione dell'acqua utilizzata. E questo è stato un esempio di inchiesta epidemiologica, cioè guardando la cartina, mettendo i casi sulla cartina è andato a risalire a cosa avevano in comune. Non è molto diverso da quello che facciamo oggi. Non so se qualcuno di voi, visto che cominciavano ad avere una dissenteria e tutte erano in stazioni balneari della costa toscana e non si riusciva a capire che cosa era successo. Dopodiché, cercando il collegamento, alla fine hanno scoperto che tutti si avevano mangiato dei panini con maionese e altri prodotti, insalata, anzi tramezzini, che erano forniti dallo stesso unico fornitore che era in Liguria, che distribuiva questi panini. E a quel punto hanno capito da dove veniva quella dissenteria, però ci è voluto del tempo. Forse ricorderete un altro caso, che è di 2 o 3 anni fa, di una nave che non lasciavano attraccare da nessuna parte perché aveva dei casi di dissenteria e ha girato tra l'Italia, la Grecia e la Turchia nel mare, l'hanno fatta attraccare solo quando hanno scoperto cos'era, perché avevano paura che sbarcando trasmettessero l'infezione alle città dove poi andavano. Quindi l'inchiesta epidemiologica è un lavoro importante che fa l'epidemiologo, cioè fa l'investigatore, come vedremo di nuovo dopo. Ci sono delle storie che sono importanti nella storia dell'epidemiologia, perché ci vuole del tempo, ma diciamo, questo è il classico esempio che si tira fuori, il vaiolo, che è stato studiato senza i mezzi che abbiamo oggi. Da Jenner del 700 ha provato la prima vaccinazione antivaiolosa, poi l'hanno provata ancora, 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 e alla fine siamo arrivati agli anni più vicini a noi, perché nel 1967 c'erano ancora 15 milioni di persone colpite dal vaiolo.
Però in 10 anni siamo riusciti a eradicare completamente la malattia. Tra l'altro, ieri era l'annuncio, cioè è stato annunciato che adesso è l'anniversario, diciamo, del 9 dicembre 79, quando c'è stato registrato l'ultimo caso in Etiopia del vaiolo. E voi del vaiolo lo sapete benissimo, perché voi non avete fatto la vaccinazione del vaiolo, mentre chi è più vecchio di voi l'ha fatta, perché allora era un problema e c'era una vaccinazione che è stata lanciata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in tutto il mondo. Sono stati vaccinati tutti, e siccome il vaiolo si trasmette da una persona malata a una persona sana, quando sono stati tutti vaccinati e sepolte bruci o bruciate e sepolto l'ultimo caso di vaiolo in Etiopia, anche se questa malattia era conosciuta dai tempi degli Egizi, perché troviamo il virus del vaiolo nelle mummie, praticamente questa malattia era scomparsa. Questo processo che l'epidemiologia consente, cioè di capire che cos'è la causa, intervenire in questo caso con la vaccinazione di massa e poi arrivare alla eradicazione, è un processo che potremmo fare anche per altre malattie. Anzi, poi vi dirò che abbiamo anche tentato di farlo per altre malattie. Diverso è il discorso dell'eliminazione, che è un livello inferiore, cioè non l'abbiamo proprio fatto sparire da tutto il mondo, ma da aree geografiche piuttosto alte abbiamo eliminato l'agente infettivo e quindi eliminato la malattia. Questo dopo aver scoperto il da farsi. Diverso ancora è il contenimento, che vuol dire cercare di avere meno casi possibili, come potrebbe essere se vacciniamo, ancorché con l'immunità di gregge, che è un altro termine che avete sentito in questi giorni, ma di fatto continuano a esserci casi qua e là della malattia. Vi racconto una storia che voi non conoscete, perché siete stati vaccinati. Tra l'altro, molti di voi saranno stati vaccinati con l'ultimo vaccino disponibile, che è quello ucciso, quello di Salk, mentre i vostri genitori, o comunque dopo gli anni 60 in Italia, sono stati vaccinati tutti i bambini, non solo i neonati, ma anche quelli che erano già a scuola. Perché questo? Perché la poliomielite era una malattia grave, era una malattia che portava qualche volta a morte, qualche volta alla disabilità, come vedete in questa bimba, e qualche volta portava invece al blocco della paralisi respiratoria, se non si moriva. E questo comportava vivere in un polmone d'acciaio, che non era, oggi non ci sono più persone che vivono nel polmone d'acciaio, però io ne ho conosciute anche persone che hanno lanciato il movimento della disabilità negli anni 60-70. E a quei tempi bastava che un bambino avesse un po' di diarrea, il pediatra arrivava a casa di corsa per controllare se non c'erano sintomi neurologici. Oggi nessun pediatra viene a casa di corsa. Se un bambino sta male, parlano con i genitori al telefono. Ma perché? Perché questa era una malattia grave per la quale preoccuparsi. Quando hanno usato il vaccino, progressivamente hanno vaccinato tutta la popolazione, e questo ha comportato progressivamente di non avere più casi di polio. Un po' di tempo fa, stiamo parlando di più di 20 anni fa, cioè quasi 20 anni fa, l'Europa è stata dichiarata free, cioè libera dalla polio. Proprio qualche mese fa anche altre regioni sono state, che è il continente africano, sono state dichiarate polio free, perché sono trascorsi 4 anni dall'ultimo caso registrato. E questo è un abbiamo scoperto la causa, siamo intervenuti, abbiamo fabbricato un vaccino, e il vaccino ha funzionato, vaccinando tutti e facendo sparire la malattia. Ci sono tante altre malattie, ma non possiamo parlare di tutte. Vi cito solo il colera perché è un esempio di come camminino le pandemie. Oggi le pandemie camminano rapidamente, perché prendiamo l'aereo e in 6 ore siamo in un altro continente. Una volta camminavano con le persone, magari a cavallo, magari in carrozza, magari con la nave, e quindi ci voleva del tempo, addirittura degli anni, per passare da un posto all'altro. E quindi l'esempio della pandemia di colera è un esempio che ci spiega il tempo che ci mette a spostarsi una malattia. Tutti voi conoscete la storia dell'HIV e dell'AIDS come malattia. Il virus,
era stato scoperto per la prima volta all'inizio degli anni 80, però non si sapeva ancora bene che cos'era, come funzionava e che caratteristiche aveva. Pensate che abbiamo cominciato a preoccuparci, adottando delle precauzioni cosiddette universali nel 1986. Se volete saperlo, in Italia il primo caso, che era un medico che era andato in turismo sessuale nel Centro America, il primo caso di HIV, di AIDS, causato dall'HIV, è del 1981 e ci sono voluti 6 mesi da quando questa persona è stata ricoverata e non si sapeva che cosa avesse, perché con un microscopio elettronico si scoprisse che era un virus, che poi poco dopo, 2 anni dopo, è stato caratterizzato, come sapete, da due grandi premi Nobel che hanno, uno da una parte e uno dall'altra, caratterizzato questo virus. E questa è una lunga storia, perché una volta caratterizzato questo virus, come funziona, sono state adottate molte precauzioni. Le prime precauzioni che sono state adottate, quelle di non avere contatti a rischio con persone che hanno l'AIDS, ma la seconda che è stata adottata è avere dei farmaci che oggi consentono, lo vedete qui, di vivere e non di morire con l'AIDS. E questa è diciamo una situazione particolare. Però volevo ricordarvi anche un'altra malattia per la quale c'è stata un lungo percorso epidemiologico e anche nei libri di storia, nella letteratura avete sentito parlare sicuramente di tubercolosi, che è ancora un problema oggi, perché per esempio oggi cerchiamo di tracciare la tubercolosi latente, cioè persone che hanno la tubercolosi che è dentro il polmone ma è latente finché il sistema immunitario non smette di fare il suo lavoro, non riparte. E perché vi sto raccontando questo? Perché oggi nel mondo, con l'epidemiologia, riusciamo a dire che sono più di 2 miliardi le persone con tubercolosi latente. Oggi, con un esame, possiamo individuare anche in Italia se una persona ha la tubercolosi latente. Ma vi racconto questo perché un altro aspetto particolare è quello delle infezioni resistenti ai farmaci che abbiamo. Sicuramente avete sentito parlare di resistenza agli antibiotici. Anche per la tubercolosi ci sono delle forme di bacillo tubercolare che sono ormai resistenti a tutti i farmaci che possediamo. E vi faccio questo esempio perché una volta, ma non è l'unico caso, una persona era stata ricoverata perché aveva una tubercolosi pericolosa per la popolazione, cioè resistente ai farmaci, ed era ricoverato in un ospedale in America, è scappato dalla finestra perché doveva andare a sposarsi in Romania. A questo punto è andato a sposarsi in Romania, ma l'ospedale ha lanciato l'allarme ed è scattata una caccia all'uomo mondiale, perché dovevamo rintracciare tutte le persone con cui era venuto in contatto uscendo dall'ospedale, che volevano dire gli autobus, gli aerei, i treni, le persone che erano al matrimonio alla fine, perché tutte dovessero essere controllate se per caso si erano prese la tubercolosi o nel caso essere vaccinate col vaccino che abbiamo, che non fa miracoli, ma sicuramente è una cosa importante. Ora, sono tante le pandemie nel passato che ci sono state, qui vedete qualche numero, io non voglio dare. Ma poi sapete i numeri che viviamo oggi, che abbiamo visto che non sono particolarmente alti. Però ci sono degli esempi di pandemie come quella, la cosiddetta spagnola, di cui avete sentito parlare anche in questi mesi, che ha fatto 50 milioni di morti nel mondo, che sono un numero stratosferico, se ci pensiamo, ne ha fatti molto di più della Seconda Guerra Mondiale, con pandemie che si sono diffuse partendo da un posto all'altro. E vedete perché sono diversi, il virus dell'influenza cambia e quindi ogni anno, per esempio, con l'epidemiologia dobbiamo andare a cercare i primi casi che ci sono, caratterizzarli, lo fanno anche a Siena, vedere che tipo di virus è per poi introdurre il vaccino che funziona per il virus di quell'anno. Quindi è un lavoro che è importante. Ci sono stati altri tipi di influenza che forse ricorderete, l'aviaria,
C'è stato un momento, quando voi eravate piccoli, in cui si dava la caccia agli uccelli che si trovavano morti perché si aveva paura che portassero l'influenza aviaria che si trasmetteva all'uomo, e sono state tracciate, diciamo, tutta una serie di realtà con casi morti di aviaria in giro per il mondo, non tanti come la situazione di adesso, non tanti come altri casi di influenza, ma sicuramente un problema che doveva essere affrontato. Vi racconto solo una cosa perché non c'è la diapositiva, su una influenza che era l'influenza suina, che era un H1N1, cioè era di nuovo come la spagnola. Che cosa è successo? Che degli studenti erano in vacanza in Messico un po' di anni fa, nel 2010, erano in vacanza in Messico e sono tornati in vita scolastica in America e hanno cominciato ad avere una forma di influenza. È stato immediatamente controllato che cosa avevano e si è scoperto che era un H1N1, cioè di nuovo un rischio di spagnola con tutto quello che comportava. Bene. Immediatamente segnalata la cosa al Messico, il Messico ha chiuso l'intero paese, cioè ha fatto un lockdown totale per bloccare l'influenza a una, diciamo, un tempo di sviluppo, un'incubazione di pochi giorni e quindi con una settimana di chiusura dell'intero Messico, proprio l'esercito per strada non lasciava uscire nessuno, hanno bloccato una cosa che poteva essere grave. Così come anche in Italia abbiamo adottato delle precauzioni, altrimenti il rischio che era stato calcolato in Italia per questo H1N1 era di 150.000 morti, che non sono pochi. E sicuramente negli ultimi anni ho sentito parlare di Ebola, che è un altro esempio di malattia per la quale abbiamo cercato di capire perché veniva, l'abbiamo trovato, non abbiamo ancora agli effetti un vaccino dell'Ebola. Però ci stiamo preoccupando perché, per esempio, l'Ebola che prima era nelle foreste, nei villaggi, adesso è arrivata nelle città in Africa, quindi questo rappresenta un problema dal punto di vista epidemiologico. Ma vi voglio accennare a un'altra malattia che conoscete bene, il morbillo. Il morbillo a un dato punto è aumentato e anche in Italia abbiamo avuto problemi. Abbiamo avuto casi di morbillo in 2 mesi che non avevamo nemmeno in un anno negli anni precedenti. E questo è successo anche in altri paesi d'Europa. In un contesto dove all'inizio degli anni 80 l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva fatto un elenco di vaccini che dovevano essere fatti in tutti i paesi del mondo. E soprattutto ovviamente nei paesi del terzo mondo aiutandoli a farlo. E se guardate, forse non tutti sanno l'inglese, l'ultima riga è Mises, cioè morbillo. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che i bambini dei paesi del terzo mondo sono stati immunizzati col vaccino del morbillo, ma anche paesi del nord Europa, perché per esempio in Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, non ci sono da una vita ormai casi di morbillo perché hanno vaccinato tutti e il morbillo è come il vaiolo, cioè passa da un signore malato a un signore sano. E quindi se vaccino tutti, cioè se creo la non circolazione del virus e se non c'è più nessun malato, è come il vaiolo, lo farei sparire. E noi che potevamo far sparire il morbillo non l'abbiamo fatto, anche se lo sapevamo, perché in Italia ci ha messo un po' di tempo e come sapete l'abbiamo messo vaccino obbligatorio soltanto nell'ultimo calendario vaccinale che è stato poi utilizzato per i bambini delle scuole e dove c'è il vaccino del morbillo come vaccino obbligatorio, in realtà insieme a parotite, insieme a rosolia, che è un'altra malattia di cui avete sentito parlare, e alla varicella. Due parole adesso su malattie cronico-degenerative, perché l'epidemiologia non lavora solo sulle malattie infettive, anzi direi paradossalmente sulle malattie infettive è più semplice perché quando si trova il virus, il batterio o il parassita che è colpevole, poi si può intervenire. Abbiamo visto per esempio con la vaccinazione, con delle cure, pensate anche agli antibiotici. Ma nelle malattie cronico-degenerative il problema è un po' diverso. Nelle malattie cronico-degenerative
Alle volte le cause sono complesse. Vi ricorderete, perché ne avete sentito parlare, la famosa situazione di Chernobyl, come vi ricorderete un po' più recentemente, perché è successo che voi c'eravate già, la situazione della centrale di Fukushima, dove praticamente una serie di persone si sono ammalate di tumori, di leucemie soprattutto, proprio per le radiazioni. E questo, le radiazioni sono un altro tema, forse avete sentito dire che ci sono gli studi anche sulle radiazioni non ionizzanti che hanno a che fare con le antenne, con i cellulari e con questi problemi. Sono tutti studi che si fanno, qualche volta si fanno per sbaglio, perché a Hiroshima e Nagasaki, quando gli americani hanno buttato la bomba, nessuno voleva fare una sperimentazione per vedere se veniva la leucemia. L'hanno usato per altri motivi, però guarda caso, studiando i successivi, si è visto l'effetto delle radiazioni sul cancro e sulla leucemia. Quindi ci sono situazioni di questo tipo, come ci sono situazioni che voi conoscete, di cui avete sentito parlare, che è quella dell'amianto, l'asbesto. Voi pensate che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha cominciato a raccogliere dati su questo problema del mesotelioma pleurico e dell'asbesto praticamente negli anni 60, poi è arrivata a un certo punto a dire: guardate che lavorare l'asbesto, cioè per esempio il cemento amianto di cui avete sentito parlare, o usare l'amianto come antincendio nelle navi, nei treni, nelle macchine, eccetera, è pericoloso perché le fibre d'amianto fanno venire il mesotelioma pleurico. E questo ha comportato poi che l'amianto è stato eliminato da tutto, nel senso che oggi non ci sono più manufatti in cemento amianto e nel tempo speriamo di vedere diminuito il mesotelioma pleurico, anche se le polveri d'amianto si trovano ancora, per esempio, nella sabbia delle spiagge vicino a dove c'erano ormai chiusi da 20 anni le fabbriche di cemento amianto, che sono quasi vicino alle fabbriche ancora oggi. Che sono colpiti. Quindi un discorso che è importante, quello delle malattie croniche, così come sicuramente in questo scherzoso quadro si parla di fumo passivo, o meglio di fumo attivo per quelli che fumano e di fumo passivo per chi non fuma, ed è una storia che conoscete bene, perché ci è voluto un po' di tempo per dire che il fumo può essere una causa del cancro al polmone, non l'unica, perché ci sono anche materiali edilizi che possono essere importanti, così come il fumo non è la causa solo del cancro al polmone, ma anche di altri tipi di cancro e anche di malattie cardiovascolari. Sicuramente avete già subito se siete fumatori, questa immagine che è sui pacchetti di sigarette, ma quando qualcuno, anche se non compra sigarette, va in un tabacchino, vede questi pacchetti su cui ci sono degli alert, cioè delle figure che cercano di spiegare alle persone che non bisogna fumare, così come dicevo prima del fumo passivo, dal 2004 un nostro ministro ha vietato il fumo nei locali pubblici, e questo lo sapete perché l'avete visto. Ora, quando parliamo di malattie croniche, difficilmente riusciamo a dire c'è una causa, perché spesso e volentieri ci sono dei fattori di rischio, cioè ci sono delle cose che creano il rischio, magari anche alto. Avete visto prima il 90% del rischio che venga il tumore al polmone. Però ci sono anche altre cause che sono infettive, per esempio l'epatite B. Quando cronicizza fa venire la cirrosi e fa venire l'epatocarcinoma, idem l'epatite C. Quindi, oppure il papillomavirus che fa venire il cancro all'utero nel tempo. Però ci sono anche dei fattori che sono importanti, fattori di rischio per il cancro, per esempio, dicevamo, il tabacco. Pensate che se facessimo sparire, oggi che lo sappiamo, il fumo di tabacco dal mondo, faremmo sparire il 30% dei tumori. Certo, non tutti, perché ci sono altre cause. Del cancro lo sapete che sono dei numeri altissimi. Alla fine in Italia una persona
su tre maschi, una persona su due sperimenta nel corso della vita una forma di cancro benigno o maligno. Quindi sono numeri molto grandi, tra l'altro numeri che controlliamo anche con l'andamento di questa in aumento di molti cancri o in diminuzione e sono molti cancri, come sapete, a differenza di altre malattie croniche, portano alla mortalità e sono cancri importanti di cui avete sicuramente sentito parlare, c'è il polmone, c'è il fegato, c'è il colon retto, lo stomaco e ovviamente la mammella che sapete per le donne. Però molti fattori che chiamiamo in causa sono fattori di rischio che possono portare sia a malattie cardiovascolari sia a cancro, ma altre sono invece positive perché fanno star bene. Quando vi si dice fate attività fisica o mangiate cibi sani, mangiate cibi con fibre, di fatto vi dicono cosa fare di positivo, perché l'epidemiologia serve anche a questo, a trovare i fattori negativi, ma anche a trovare i fattori positivi. E questo è importante perché, per esempio, per le malattie cardiovascolari, che sono diventate un problema per diciamo, i paesi sviluppati, ma lo stanno diventando per i paesi non sviluppati man mano che si sviluppano, mentre da noi stanno diminuendo perché abbiamo adottato una serie di precauzioni, dal misurare la pressione a diminuire il colesterolo e mangiare bene. Così, quindi questo per dirvi qu quanto è importante l'epidemiologia, perché si scoprono delle cose e poi si applicano dal punto di vista pratico. Volevo finire con due o tre cose di teoria, perché ho detto che vi spiegavo cosa fa l'epidemiologo. E l'epidemiologo fa delle cose che esattamente fa l'investigatore in un film. Probabilmente molti di voi hanno visto dei film alla televisione e hanno visto che prima l'investigatore raccoglie tante informazioni, poi magari usa quella lavagnona dove comincia a appiccicare delle fotografie, a scrivere delle parole, magari a mettere delle frecce per cercare di mettere in collegamento. Quindi cosa ha fatto? Prima ha raccolto delle informazioni, poi dopo cerca di mettere in collegamento perché vuole fare delle ipotesi e poi il suo problema per andare in tribunale e far condannare il colpevole, supposto che lo trovi, è quello di trovare le prove, cioè di dimostrare effettivamente che diciamo, le cose sono come le ha ipotizzate lui. Allora, facciamo un esempio di un'indagine epidemiologica che fa esattamente come l'investigatore. C'è stato un momento, perché voi adesso siete abituati a sapere che c'è fluoro nei dentifrici, i bambini piccoli prendono le pastigliette addizionate di fluoro, però ai tempi, nessuno sapeva che il fluoro aveva a che fare con la carie. E cosa hanno fatto? Hanno scoperto, cioè hanno studiato prima le acque potabili, andando a studiare centinaia e centinaia di sostanze. Tra queste sostanze ne hanno trovata una che era il fluoro. E oltre a provare con altre sostanze, hanno detto facciamo anche delle prove col fluoro. E cosa hanno fatto? Queste osservazioni che hanno raccolto su fluoro e acqua, tra l'altro avevano visto che in certe città c'era più fluoro, nelle acque, diciamo, ad uso umano potabile di certe città c'era più fluoro, nelle altre ce n'era meno. In certe città c'era più carie, in certe città c'era meno carie. Allora hanno detto, facciamo una bella cosa. Prendiamo due città che stanno sullo stesso fiume, cioè usano la stessa acqua che ha lo stesso contenuto di fluoro. In una città lasciamo che per un anno che le persone usino l'acqua per lavarsi i denti, allora non c'era l'acqua minerale, ma lo usavano anche per bere, usino l'acqua di quel fiume che ha quel certo contenuto di fluoro. In un'altra città invece ogni giorno mandiamo un omino con un sacco di fluoro a buttare nella vasca dell'acquedotto del fluoro, quindi aumentiamo e eleviamo il contenuto di fluoro. E cosa hanno fatto? Hanno visto praticamente che nella città dove avevano aggiunto fluoro, dopo un anno c'era meno carie nei bambini, mentre nella città dove il fluoro è rimasto uguale, l'andamento delle carie era lo stesso. Quindi avevano dimostrato con una sperimentazione quello che avevano fatto come ipotesi, e cioè che il fluoro
avesse a che fare con la carie ed erano partite da un'osservazione di tante cose che c'erano nell'acqua, compresa la carie. Un altro esempio è quello dello iodio. Voi adesso siete abituati a comprare sale dove c'è scritto addizionato di iodio, magari avete visto ai supermercati o agli autogrill delle bustine con scritto sale addizionato di iodio. Si era scoperto che nelle zone povere di iodio, dove l'acqua, soprattutto quelle di montagna, dove era povera di iodio, veniva il gozzo. Adesso non si vedono più questi gozzi enormi. E alla fine è bastato soltanto aggiungere, quindi l'epidemiologia ha scoperto il problema e a questo punto è bastato aggiungere iodio per cambiare le cose. Allora, le tappe dell'epidemiologia seguono esattamente questa serie di questo percorso che abbiamo detto del nostro investigatore. Raccolgo le informazioni, le analizzo per formulare e valutare ipotesi e poi provo e dimostro. Quello che vedete sulla vostra destra è un pezzo di lavagna e vi faccio vedere esattamente cosa facciamo a lezione per spiegare queste cose. Vi faccio poi vedere la lavagna intera alla fine, dove avrete il quadro degli studi dell'epidemiologia. Ora, la prima parte raccolgo informazioni, cioè descrivo. La seconda parte, abbiamo detto, analizzo per formulare ipotesi, analizzo. La terza parte, faccio degli esperimenti per provare, dimostrare che è vero. Queste sono esattamente il percorso dell'epidemiologia che fa prima degli studi epidemiologici descrittivi, poi degli studi epidemiologici analitici e poi degli studi epidemiologici sperimentali. La differenza tra i primi due e il terzo è che nei primi due descrivo e osservo, nel secondo analizzo e osservo, cioè non faccio ancora niente. A differenza del, quindi si chiamano studi osservazionali, a differenza del terzo, dove ricordatevi l'omino che va materialmente a buttare ogni giorno il sacco di fluoro, io intervengo, sono io che cambio il contenuto di fluoro, quindi sono io che decido le condizioni sperimentali. Ora, questi studi, dicevamo, sono studi in primo luogo descrittivi, come vedete in alto. Studi descrittivi sono studi come alcuni di quelli che abbiamo visto prima, cioè io raccolgo tutte le informazioni, magari vedo quanto cancro c'è nei vari paesi, quanta tubercolosi c'è nei vari paesi, abbiamo visto prima degli esempi. Tra l'altro alcuni sono studi di mortalità e abbiamo visto anche prima un dato di mortalità in una slide. Studi di mortalità vuol dire che io studio, per esempio, tutti i lavoratori di una fabbrica e guardo di cosa muoiono. E guardo soprattutto se muoiono diversamente di più o uguale o forse di meno rispetto a quelli che stanno fuori dalla fabbrica. E per esempio nelle fabbriche di cemento amianto si è dimostrato che i lavoratori della fabbrica muoiono di mesotelioma pleurico, quindi per colpa dell'asbesto, di più rispetto a quelli che stanno fuori dalla fabbrica. Quindi sono molto importanti gli studi descrittivi. Gli studi analitici invece sono di tipi diversi perché io posso fare uno studio di prevalenza, che vuol dire faccio praticamente uno studio dove misuro in una popolazione sia quanti casi ci sono, sia quanti fattori di rischio ci sono. Per esempio, se io prendo una popolazione di fumatori, cioè una popolazione, distingo i fumatori dai non fumatori, quindi faccio due gruppi della popolazione e poi vado a misurare quanti hanno il cancro al polmone nella popolazione che fuma e quanti hanno il cancro al polmone nella popolazione che non fuma, se ce n'è di più nella popolazione che fuma, ho fatto uno studio di prevalenza, che è uno studio trasversale. Si possono fare anche degli studi di screening, e probabilmente avete sentito dire che si fanno gli studi di screening su popolazione per vedere se c'è il tumore della mammella, magari con la palpazione o con la mammografia. Avete sentito dire che si fa il sangue occulto nelle feci, per l'uomo si fa l'esame del PSA della prostata. Sono screening, vuol dire andare a cercare precocemente se ci sono dei casi. Studi di incidenza sono un po' diversi, si chiamano anche studi di coorte, perché si prende una popolazione sana, tipo 5.000 persone, la si studia per i prossimi 20 anni e in questo modo si guarda se compaiono delle malattie. Se compaiono delle malattie, ma nel frattempo in questi 20 anni abbiamo raccolto tutte le cose che hanno fatto quelle persone, quindi i fattori di rischio. E quindi possiamo poi vedere di mettere insieme le informazioni e quindi, se compare una malattia, vedere come hanno vissuto quelle persone in quei 20 anni. Sono studi cosiddetti prospettivi, perché guardano al futuro, che sono diversi rispetto agli studi retrospettivi, che sono invece quelli che guardano al passato. Sono quelli dove io studio dei casi,
che hanno già la malattia, cerco dei controlli che non hanno la malattia, guardo le differenze. Se trovo delle differenze anche nelle cose che mi raccontano, nelle cose del loro passato, posso scoprire che cosa, di che cosa, cioè perché si sono ammalati. In ultimo abbiamo detto gli studi sperimentali, quello di Hiroshima e Nagasaki che vi ho raccontato prima o di Chernobyl può essere uno studio di sperimentazione naturale perché nessuno lo voleva fare apposta. Ma noi possiamo fare degli studi apposta, e sono per esempio degli studi di comunità. Con il vaccino della polio hanno provato il vaccino della polio in parecchi milioni di bambini americani per dimostrare, ovviamente con i controlli, per dimostrare se il vaccino funzionava o no. Questo prima di introdurlo e farlo provare a tutti. Ma si possono fare anche studi clinici, avete sentito dire sicuramente che si può, quando si ha un farmaco a disposizione, l'avete sentito. Adesso anche per il vaccino del Covid bisogna sperimentarlo. Si fa uno studio su un certo numero di persone e si vede se questo farmaco o questo vaccino funziona o no. Possono essere studi in aperto, cioè nel senso prendo 100 persone, gli do un antibiotico e vediamo quanti guariscono, ma se qualcuno è guarito non saprò mai se è vero. Allora cosa si fa? Si fa uno studio controllato, che vuol dire prendo 100 persone, gli do l'antibiotico che devo dare a 50 persone. E alle altre 50 do un placebo. In questo modo riesco a dimostrare se guariscono uguale, vuol dire che non c'entra il farmaco. Se quelli che hanno preso il farmaco vero guariscono e quelli che hanno preso il placebo non guariscono, le cose ovviamente sono dimostrate. Ma anche in televisione, pochi giorni fa, vi hanno raccontato che le sperimentazioni col vaccino del Covid le fanno anche con un gruppo di controllo con il placebo. Ovviamente, quando si fanno questi studi, si fanno in cieco. Cioè, nel senso che non si dice al paziente se appartiene al gruppo che sta facendo il vaccino Covid o al gruppo di controllo che sta facendo il placebo. E questo è importante come meccanismo. Qui vedete in una botta sola tutto quello che abbiamo visto. Questa è tutta la metodologia dell'epidemiologia, tutti i studi che l'epidemiologo fa per vedere alla fine di raggiungere una risposta, un risultato. E volevo concludere con una cosa che è importante, cioè io raccolgo tutti questi dati, ma che ne faccio? Non posso arrivare con un carretto di cartelle cliniche, scaricarlo davanti all'assessore e dire adesso le spiego cos'è questa malattia. Io devo fare dei conti e la prima cosa che faccio è usare degli indicatori. E l'indicatore è importante perché è quantitativo, quindi l'espressione quantitativa di un fenomeno. Io non posso dire ci sono stati tanti morti o ci sono pochi morti. Normalmente noi diciamo quanti sono i morti e normalmente questo numero di morti, adesso in televisione vedete il numero dei morti per Covid, però ve lo rapportano anche magari a quanti sono stati ricoverati. Normalmente quando si parla di mortalità si usa il numero dei morti in un certo tempo rispetto alla popolazione di riferimento in quel tempo. Quindi io dico i morti in Italia rispetto alla popolazione italiana in un anno. Ovviamente non è così semplice perché sapete, pensate anche ai luoghi dove voi andate a studiare, possiamo avere una popolazione residente, che è quello che avete scritto sulla carta d'identità, una popolazione abitante, che è quello che trovate quando fate il censimento, perché se ci sono 50.000 studenti che cambiano il numero della popolazione, ovviamente il denominatore cambia e questo va considerato. La mortalità poi si esprime con un fattore di moltiplicazione, adesso su questo non entro. Ma che è un multiplo di 10 in funzione di cosa stiamo studiando. Vi ricordo che degli indicatori più frequenti, la mortalità specifica sono invece i morti per una certa patologia nella popolazione, come quelli che vediamo adesso per il Covid, come quelli che abbiamo visto prima per il SARS, che è diverso da un altro concetto che qualche volta pure i giornalisti oppure qualche esperto che parla in televisione confonde. La mortalità specifica non è la letalità è il numero di morti rispetto ai casi di quella patologia. E anche quando c'è stata la viaria o la SARS c'è stata un po' di confusione su questo, perché si diceva il 50% di mortalità, che voleva dire che erano morti 3 miliardi di persone, invece erano morte solo 5.000 persone sulle 10.000 affette. E anche adesso nel Covid ogni tanto vedete qualche dato che è improprio. Diverso invece parlare di quanti sono i malati, che è la morbosità, quindi i malati al tempo T rispetto alla popolazione al tempo T, alle volte vi sentite dire anche in televisione morbidità, morbosità e morbidità è la stessa cosa.
Abbiamo usato due termini negli studi che volevo precisare: prevalenza e il numero totale di casi esistenti della malattia al tempo T rispetto alla popolazione, che vuol dire, per esempio, quanti casi ci sono al 31 dicembre di un anno rispetto alla popolazione al 31 dicembre di quell'anno. Che è diverso invece dal parlare di incidenza, avete visto prima la parola di incidenza, che sono i nuovi casi totali di malattia al tempo T, che potrebbe essere i nuovi casi di malattia in un anno rispetto alla popolazione di quell'anno. E per esempio per le malattie croniche, come potrebbe essere il cancro, le malattie cardiovascolari, eccetera, abbiamo dei nuovi casi ogni anno che si aggiungono a quelli che ci sono già, quindi diverso è parlare di incidenza e diverso è parlare di prevalenza. Io mi fermo qui, ho cercato di darvi un quadro di cosa fa l'epidemiologo, del percorso, dei successi e soprattutto ho cercato di dirvi che i ricercatori che oggi lavorano, i ricercatori che domani lavorano all'epidemiologia e lavorano insieme a tutti i loro colleghi, perché l'igiene è un lavoro interdisciplinare dove si lavora con tanti colleghi, lo fanno e lo faranno sempre per vincere sulle malattie, non solo le malattie infettive, ma anche le malattie croniche. Se c'è qualche domanda, come ha detto la Daniela Marchini, fatela, che avete ancora qualche minuto prima delle 11 e vi ringrazio per l'attenzione.